Flavio, oggi parleremo di un tipo di pirata di cui volevamo parlare da tanto, ma non era facile perché era un ambito di studio completamente nuovo da intraprendere. Allora ho detto: dobbiamo però realizzare. Noi promettiamo sempre puntate. Allora, Flavio, ti ho portato un ospite. Oh, oh così uno che ha più sicuramente conoscenza. Anzi, ora ti dirò quale conoscenza ha. Il tema, innanzitutto, sono gli uscocchi. E se non l'avete mai sentito nominare, ve ne innamorerete appena. Se non parliamo, li avete mai sentito solo. nominare, dovete riascoltarvi tutte le stagioni di Radio Pirata perché non le avevamo <ride> citati una volta dicendo: esatto. ci dedicheremo una puntata. Eh, oh, eh, <ride> e, questa, qua. e questa è, è ecco, vedi, la dimostrazione che noi manteniamo le nostre eterne promesse. Prima o poi. E l'ospite che faremo sedere a breve qui con noi è Cosimo Pantaleoni. Che pensa Flavio sta dedicando il suo dottorato di ricerca agli Scocchi? Lui mi ha scritto sulla pagina dicendo: Ma io ho fatto questo, ho detto: Ma è straordinario, ma vieni subito a parlare <ride> con noi, cioè fantastico. E allora, prima di introdurlo, però lanciamola così no, l'ospite non si spaventa, che la nostra sigla è sempre... Prima lanciamo la sigla e poi facciamo entrare Cosimo, se sei d'accordo. Vai vai, 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 sigla. Sigla. Dunque, finalmente posso introdurlo. Abbiamo qui Cosimo Pantaleoni, al quale chiedo innanzitutto il motivo per cui lo abbiamo definito esperto e studioso degli uscocchi di questa figura piratesca molto particolare e anche, eh, altra cosa che mi interesserà sapere... Cosa ha appassionato lui a questa materia? Però, Cosimo, raccontaci: appunto, il, questo studio degli uscocchi, come si caratterizza, come nasce e così via. È un piacere essere qui con voi. Io sono ormai diversi anni che, che studio la pirateria a di segna nell'Adriatico. Eh, il progetto è cominciato ormai cinque anni fa. Eh, al tempo ero studente in storia in Francia, a Parigi, ho conosciuto un professore che mi ha consigliato questo argomento. Io in ah. precedenza mi ero ispirato dagli studi di Marcus Rediger, che è uno sì. dei massimi esperti di pirateria. Ho avuto modo di conoscerlo qualche mese fa, tra l'altro negli Stati Uniti. Ah, grande. Se, se, se volete ve ne parlo più tardi. E, e niente, e poi sono andato a Venezia in archivio, che ovviamente per gli storici è essenziale poi andare a verificare eh, le, le eventuali ipotesi che nel mio caso erano il legame tra Galeotti e Uscocchi, di cui vi parlerò più tardi, e ho trovato abbastanza materiale per poterci fare un dottorato. Quindi dopo gli studi di master fantastico. ho continuato all'Istituto Europeo di Firenze, dove sono attualmente in dottorato. E voi quindi potete immaginare quando Cosimo ci ha scritto dicendo che stava facendo un dottorato di ricerca sugli uscocchi non ci sembrava vero, cioè veramente una materia così poi particolare a cui dedicare un dottorato, ma tu sei sempre stato appassionato di pirati anche prima di questo particolare pe personaggio e periodo storico cioè amavi i pirati in generale o è nata col tempo questa passione? Ma guarda, io ho fatto un po' di vela quando ero ah. più giovane <ride> Uh, quindi di sicuro c'è un'affinità, ecco, sull'amore su, su, per il Mediterraneo, per il mare, uh, di sicuro diciamo che mi è affine uh, esatto. il tema in, in, in qualche modo. Poi ovviamente c'era anche tutta la, 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 la fascinazione un po' romantica che penso condividiamo anche, anche con voi sì. per il mondo della pirateria, nelle sue sfaccettature anche più romantiche diciamo che, che magari sono anche quelle più fallaci però sì, si tratta ovviamente di un argomento uh, affascinante che popola gli immaginari contemporanei e che trovo molto importante per analizzare anche il mondo di oggi magari ne diciamo due parole più tardi e dunque a, a più tardi ti chiederò anche di dedicare assolutamente però direi Flavio se mi consenti Faccio ancora qualche domanda a Cosimo proprio per partire dall'inizio. Io, guarda, proprio ti lancerei un tema che è anche una curiosità interessante. Etimologicamente dire pirata e dire uscocco non ha così tanta differenza perché l'etimologia di pirata indica l'attaccare, proprio il buttarsi all'attacco all'arrembaggio e uscocco fra le varie interpretazioni è quello proprio di saltare dentro la nave andare all'arrebaggio quindi dire uscocco è come dire pirata ma chi erano allora questi pirati definiti uscocchi di chi parliamo, quando siamo e così via effettivamente uscoc in serbo croato significa eh, colui che salta dentro ora sono state date diverse interpretazioni non è necessariamente il saltare dentro la nave perché okay. comunque si tratta di ladroni anche terrestri eh, briganti oltre ad essere pirati, io penso che si possa attribuire questo, questo, questo appellativo uscocchi soprattutto al fatto che si trattava di popolazioni che migravano verso la Dalmazia eh, dai Balcani che eh, tra fine 400 e inizio 500 eh, sono stati progressivamente occupati dai turchi ottomani. Queste sono okay. popolazioni cristiane che eh, si muovono verso la Dalmazia, quindi verso l'Adriatico, verso l'impero veneziano, eh, a causa di questi sconvolgimenti eh, balcanici che poi lasciano degli strascichi enormi anche fino a tutta la questione nazionalista nei Balcani di oggi, eh, i conflitti etnici, eccetera. Cosa porta però questi, quindi erano cristiani in fuga dagli ottomani, ottomani che ritornano ormai sempre, sovente nelle nostre storie, cosa porta queste persone che quindi cercavano di rifarsi una vita a diventare predoni, come dici tu, sia di terra che di mare? Allora, eh, io la, la mia opinione, ma questo sul crimine in generale, eh, è che le persone... Eh, diciamo, cominciano a condurre questa vita essenzialmente per ragioni di sopravvivenza, di sussistenza, e, e questo è stato il grande punto dimos dimostrato da, da Marcus Rediker nel caso della pirateria caraibica, si trattava di marinai fuggiti dalle navi delle marine imperiali, francese, spagnola, inglese, a seconda, per andare a formare questi nuclei di pirati. Ora, nel caso degli uscocchi, è un po' diverso perché appunto sono, sono, sono popolazioni che di base sarebbero terrestri, diciamo, cioè che non hanno molto contatto con il mare. C'è una progressiva integrazione nel corso del Cinquecento con diciamo l'ambiente marittimo adriatico. Ora la vulgata tradizionale vorrebbe che gli uscocchi fossero in fuga dagli ottomani perché convinti profondamente della loro uh, fede cristiana che non volevano assolutamente lasciare secondo me questa è una spiegazione che lascia un po' il tempo che trova perché uh, si tratta di rifugiati uh, da una zona di guerra essenzialmente da una zona di sì. frontiera militare in cui si viveva male e quindi hanno cercato rifugio sulle coste più che uh, più che esatto difendere la fede cristiana che era anche un po' la ragione che li teneva sotto la protezione degli Asburgo e quindi loro poi, da come ci mostravi anche un po' nel materiale che ci hai consegnato, diventano proprio quasi un'armata di guerrieri che inizia poi a, a respingere l'avanzata dei turchi. Quindi da popolo in fuga riescono a diventare però una sorta di barriera contro, anche una spina nel fianco, se vogliamo. No? Allora, sì, per spiegare questa cosa vi, vi do un po' di contesto. I bahraini sì. al tempo sono divisi tra tre imperi. Si parla essenzialmente del 500. Io mi occupo della fine del 500, ma questo è il contesto più generale, diciamo anche precedente. Ehm, si chiama Triplex Confinium: okay. e è un territorio disputato, una specie di no man's land, tra la Repubblica di Venezia, che sta sulle coste e le isole della Dalmazia, Ok? in Croazia, diciamo oggi, e poi abbiamo l'impero Asburgo a nord dei Balcani. E i turchi ottomani che avanzano da sud, ehm, quindi eh, diciamo che queste persone si sono ritrovate un po' schiacciate in questo sandwich eh, sì. guerriero, persone a loro volta eh, solitamente efferatissime che avevano una padronanza delle armi e, e, e del territorio circostante che è notoriamente molto rude. Uh, foreste, vallate, uh, isole, arcipelaghi sparpagliati, non è, non, non è un territorio facile da tenere in mano nemmeno oggi per gli stati più moderni, diciamo. Sì. Uh, e, e niente, e ovviamente ora il fatto che ci fossero gli Uscocchi a depredare le navi degli Ottomani nell'Adriatico creavano non pochi problemi a Venezia che, da buona repubblica mercantile, cercava di sì. tenere dei rapporti. Eh, esatto. Diciamo ehm, dei buoni rapporti con, con l'impero ottomano a parte delle brevi fasi di guerra, la più famosa, insomma, è la guerra di Cipro che darà luogo anche alla battaglia di Lepanto nel 1571. Ehm, gli austriaci, che invece sono un baluardo della cristianità alleati con il Papa, eh, hanno interesse a fomentare o quantomeno diciamo a distogliere lo sguardo da questi pirati che attaccano gli ottomani e quindi ad assistere a questo caos diplomatico tra la Repubblica di Venezia e i turchi. È questo il punto che eh, diciamo eh, gli uscocchi per 80 anni, quasi un secolo, hanno goduto di una sorta di tacita protezione da parte degli austriaci, degli asburgo. Eh, in, diciamo, in senso antimonopolistico, Venezia rivendicava il monopolio commerciale sull'Adriatico e avere gli Scocchi lì a Segna era un modo ovviamente per, eh, per, diciamo, per sfidare questo, questo, questo monopolio. Quindi ecco su Segna, che hai già nominato anche all'inizio. Eh, stiamo parlando anche di un, una base molto particolare per gli uscocchi, poi a noi nei nostri podcast piace sempre raccontare di come la forza di molti pirati, sin dai pirati cilici quindi andando anche in epoca molto antica, è nella capacità di trovare una base che diventa proprio una loro terra piratesca e che spesso è molto anche ben nascosta, aspra difficilmente raggiungibile segna in Croazia per gli uscocchi diventa questa sorta di eh, roccaforte, base, nascondiglio, luogo dove, da cui partire per le loro razzie, giusto? Ecco, è un punto di riferimento del genere. E come si arriva, com'è che loro arrivano a Segna e la fanno uscocca? A livello topografico, l'hai detto bene te, è, è, è un ambiente decisamente complicato, si tratta di... Cioè praticamente abbiamo le, quelle che vengono chiamate le Alpi di Nari che oggi si chiama il Velebit, che è questa catena di montagne non molto alte, eh, più basse anche dell'Appennino, però comunque eh, diciamo questo ostacolo naturale a picco sul mare, come ce l'abbiamo noi in varie zone in Italia, eh, quindi effettivamente molto difficile da prendere. Allo stesso tempo... Quasi imprendibile dal mare a causa della bora che spira forte proprio nel golfo del, del Quarnero, che insomma è lì davanti. È dove troviamo le isole di, di Veglia, Kirk, Pag, dove vanno tutti a ballare al giorno d'oggi. <ride> eh, quindi, allora, queste persone, ovviamente, hanno, hanno trovato un rifugio perfetto per le, per le loro attività piratesche. Detto questo, c'è da sapere due cose. Prima di tutto, che gli austriaci avevano sparpagliato per la frontiera militare, cioè eh, praticamente in tutti i Balcani, una serie di fortezze che servivano a impedire l'avanzata eh, dei turchi ottomani da sud, come dicevamo prima. Sì. Eh, ora, bisogna capire che. Eh, i turchi sono molto efficaci sul piano militare, riescono a spingere gli austriaci verso nord. In realtà gli uscocchi all'inizio avevano occupato una fortezza molto più a sud eh, che si trova vicino a Spalato, è la fortezza di Klis, Klis uh -huh. uh, con la K in, in croato, uh, da cui poi sono stati scacciati dagli stessi turchi. Ed è a quel punto, a partire dal 1557, non mi ricordo esattamente comunque, la metà 500 che gli uscocchi raggiungono infine la città di segna e la, la, eh, che diventa il loro covo più famoso. Detto questo, c'era tutta diciamo, una storia di queste milizie gestite in modo piuttosto informale, diciamo. anche i famosi ai ducchi, che sono un incrocio tra dei mercenari e dei briganti praticamente. Okay. E li aveva studiati anche Obsboom. Eh, a... Altro tema interessante di cui non so molto, però su, su, su cui riflettere. Um, e tutta una serie appunto di popolazioni uh, un po' contadini, un po' guerrieri, che spostandosi verso la costa hanno trovato poi nella pirateria un modo di sopravvivere. Sì. Quindi parliamo di un popolo in fuga inizialmente, l'abbiamo raccontato un popolo che comunque sia tenace da come lo stiamo descrivendo e combattivo e questo fa comodo e, e allo stesso tempo diventa una potenziale polveriera da come, dipende da come la vogliamo vedere in questo scenario geopolitico complicato subiscono una bella legnata a clissa se ne devono riandare trovano segna che diventa la loro base e da qui rinasce una sorta di eh, epopea uscocca che ora vedremo, ma è vera la storia che i turchi sono andati in Valacchia e hanno detto: Sentite, dobbiamo formare un'armata un e mandarvi contro gli uscocchi, ce cioè li dovete ammazzare voi che non sappiamo più come fare. E si erano creati dei guerriglieri anti-uscocchi proprio, che il loro compito era fare quello. Praticamente, sì. Allora, qui c'è un grosso problema storiografico che è relativo al okay. ruolo della religione. Okay. Ovviamente, come, come vi dicevo anche prima, eh, ora io non so francamente se, 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 se sia vero quello che dici sulla Valacchia. Eh, detto questo, è sicuro che anche i turchi ottomani, nel momento in cui andavano a reclutare eh, soldati nei Balcani, avevano addirittura una pratica piuttosto conosciuta che si chiama Devshirme. Uh, che okay. era il prelievo di uh, giovani forti e, e intelligenti dai villaggi balcanici che diventavano già nizzeri, cioè la guardia personale del sultano, sì. um, erano popolazioni molto simili a quegli uscocchi, cioè l'essere uscocco non ha una connotazione etnica uh, chiara, uh, sì. si tratta di popolazioni che a seconda del, del, dell'impero di appartenenza e soprattutto del mestiere perché l'uscocco come il vichingo eh, denota soprattutto un'appartenenza di attività diciamo che nel loro sì, caso okay, è piratesca eh, sono diciamo è, è, è un gran miscuglio La, eh, oggi i balcani sono martoriati dal nazionalismo e dalle opposizioni interne c'era un tempo in cui in realtà eh, diciamo era tutto molto più complicato, tutto molto più mescolato di così e addirittura gli ottomani attraverso una tassazione speciale sulle popolazioni cristiane riuscivano a mantenere una relativa pace uh, e quindi niente, gli Uscocchi uh, sono sono frutto, io non so francamente chi è che sia stato per primo, non sono riuscito a scoprirlo a definirli tali, Minuccio Minucci okay. e Paolo Sarpi sono due intellettuali rinascimentali veneziani che scrivono su di loro il primo libro di storia sugli uscocchi, si chiama Storia degli uscocchi, okay. eh, e, eh, e già loro li chiamano così. Ora il termine viene dal croato, come dicevamo prima, o comunque dal lingue del, del, del slave, eh, e poi è stato trasformato in italiano, uscocco. Eh, detto questo, eh, bisogna vedere... Cioè, mh, io quello che ho trovato in archivio a Venezia è che dei confini non gliene frega molto a nessuno a quel tempo. Cioè, si tratta di popolazioni okay. che girano tra l'impero ottomano, quello austriaco, quello veneziano. Così eh, in base all'interesse, alla congiuntura, all'opportunità più che in base a una sovrastante dottrina. Cristiana o, o islamica che sia che, che, che li guida nei loro comportamenti, eh. questa è una visione un po' fallace. Tra l'altro, gli uscocchi attaccavano regolarmente navi eh, cristiane eh, a bordo delle quali si trovavano merci di mercanti ottomani. Attaccavano Venezia, attaccavano tutti, Qua, ecco, questo, qualunque nave arrivassero Esatto, esatto. a chiederti di qualche epopea, di qualche impresa, sono sicuro. Flavio sarà curioso da questo punto di vista, e poi smetterò perché sto facendo tutte le domande. Io scusa, Flavio, ma, ma mi ha preso l'argomento. Mi sono lanciato in fare questa intervista. <ride> però l'ultima riflessione che lancio, poi mi zittisco. Se, come ci dicevi, non è che esisteva il popolo uscocco, mi chiedo qual era il collante, se, a parte magari le, le prede, le razzie. Di questi gruppi, cioè, primo, se vi era un vessillo di corsaro uscocco proprio con una patente, magari data dagli austriaci, cioè tu sei un corsaro uscocco degli austriaci, esisteva questa cosa sì o no? E domanda due, un po' più complessa, se erano uniti dal sentimento religioso, cioè dal, dal fare una loro crociata contro i turchi, se c'era questa componente. Quindi ti chiedo un po' da, politicamente e. Religiosamente, se c'era qualcosa che li univa in un vessillo. Allora, eh, gli uscocchi. Quando ci sono testimonianze che dicono che, eh, eh, per esempio, Clissa, eh, di cui parlavamo prima, viene riassediata a fine 500. Eh, gli uscocchi riescono a espugnare la fortezza, a mandare via gli ottomani. Che, però, tornano con un esercito enorme. Da. da migliaia di unità, e li sbagagliano di nuovo, quindi sono costretti a ripiegare di nuovo su segna. Ehm, in questi casi gli uscocchi alzavano il vessillo degli Asburgo, il vessillo austriaco. Ok, ok. Perché si trattava della loro, eh, di ciò che li legittimava a stare lì, in un certo senso. Lo stesso papa, eh, o, insomma, dic diciamo, diversi papi, nel corso del Cinquecento, considerano gli uscocchi eh, in una posizione strategica per fermare l'avanzata dei turchi, ovviamente per motivi religiosi dal, dal, dal punto di vista del papato. Esatto. Ehm, quindi diciamo che loro cercano di mantenere una facciata eh, appunto legittima che in un mondo del genere si appella soprattutto al, alla, alla, alla questione religiosa e all'opposizione all'infedele. Detto questo Um, io appunto sono, sono piuttosto scettico sulla rilevanza della questione religiosa all'interno della comunità uscocca nella quale sicuramente non correva buon sangue con gli ottomani. Mm -hmm. Fatto sta che non correva buon sangue nemmeno con altri uh, popoli vicini o altri imperi vicini okay. uh, cristianissimi come, come era la Repubblica di Venezia. quella... Quella, la comunità di segna, la comunità oscocca, è un grande melting pot, anzi scusate, un piccolo melting pot che però diventa grande perché dà parecchia noia e, e, e si perpetua nel tempo. Ehm, in cui da collante fa il fatto di essere degli avventurieri eh, alla ricerca... Eh, Oggi si direbbe dell'adrenalina, del, del, <ride> però ecco. Secondo me la questione economica di sussistenza è essenziale per interpretare il fenomeno, cioè si tratta soprattutto di poveracci che cercano di cavarsela, prima di tutto. Melting, melting pot di avventurieri, Flavio è bellissimo. Come sì, tra l'altro, questa cosa mi ricorda molto sai, i nostri temi cardini: il, il eh sì, eh sì. brigantaggio marinaresco dei primi bucanieri non era ah, sì. poi troppo diverso anche se la location e il periodo storico e i personaggi lo erano e c'era un'altra cosa che tra l'altro legata sempre al tema della religione che ero molto curioso di chiedere a Cosimo se il fatto, perché questa è una cosa che noi troviamo spesso nei gruppi corsari, soprattutto quelli che non nascono sul mare ma poi diventano a un certo punto eh, marinareschi, ovvero il, il fatto di essere in realtà in buona sostanza un gruppo armato che è una via di mezzo tra un gruppo mercenario e un gruppo di briganti che però un po' per cioè sembra quasi per giustificare la sua violenza si ammanta di un uh, obiettivo più grande, di una missione più grande che molto spesso è, è religiosa, cioè in Europa molto spesso è religiosa, l'abbiamo anche vista recentemente con uh, quegli episodi dei corsari cosacchi uh, sì, in sì, Ucraina sì. Nel, nel 600 esattamente è proprio è molto simile bisogna pensare che in queste zone di frontiera che può essere benissimo il delta dello in, uh, in Ucraina può essere la Dalmazia uh, nell'epoca moderna e può essere anche benissimo le, le isole caraibiche con i bucanieri si tratta di zone che vengono chiamate di frontiera, diciamo che sono il, il fronte pioniere di, di un determinato impero o comunque potere, eh, in cui la maggior parte di queste persone vengono in un certo senso lasciate a loro stesse. Quindi il fatto che poi eh, in certi momenti in cui la loro presenza si manifesta al resto del mondo... Vengano usate delle, così, delle giustificazioni anche un po' posticce, anche un po' nel caso degli Scocchi, perché eh, francamente no, 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 attaccavano in modo veramente indiscriminato eh, le navi che passavano eh, lì dalla da, da, da Dalmazia. Eh, ecco, mh, bisogna pensare, bisogna cercare di eh, smontare questo filtro che appunto ci racconta una storia diversa, una storia che va per macro categorie come dicevi te, di pirati, di corsari, di briganti, di mercenari. Eh, ora, a parte che nel caso degli uscocchi tutte le attività hanno un carattere decisamente anfibio, come dicevo prima, eh, nel senso che gli uscocchi si muovono su mare e su terra, così mh, diciamo con, con estrema agilità. Eh, e, eh, e poi c'è da dire che queste categorie fanno parte di un universo intellettuale posteriore, cioè è con l'affermazione del capitalismo e del. E della, mm, diciamo delle de, 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 convenzioni internazionali eh, sul commercio, diciamo, che sono state stipulate nel tempo tra 7, 8, 900, che... Eh, che poi possiamo andare a dire che qualcuno è pirata e qualcuno è corsaro. Secondo me Venezia era già una repubblica mercantile prevalentemente capitalista. Eh, capitalista mercantile. Detto questo, eh, sono categorie ancora estremamente eh, complicate da distinguere tra di loro. I pirati e i corsari nell'epoca moderna facevano esattamente la stessa cosa, con gradi diversi di legittimità. Sono, sono, molto sono molto d'accordo con questo discorso. È il fatto che molto spesso quando si studiano, quando, questo succede in tutte le materie, però noi parliamo di storia. Quando si studia la storia si ragiona anche un po' per macro categorie per andare a identificare una, eh, una, certa, una certa situazione, un certo fenomeno appunto storico. E secondo me questo è anche è Anche un po' il caso perché, ecco, l'altra domanda che in realtà mi sorgeva e che, e, e, e che ti rivolgo adesso è se, per, e, e ancora il paragone mi viene sempre un po' dai bucaniere perché in realtà non è proprio chiarissimo che cos'è un bucaniere, nel senso che, sì, venivano da quelle comunità stanziate nelle isole, in, in certe isole caraibiche che. Ehm, erano dei cacciatori che preparavano la carne in un certo modo e quelli si chiamavano bucaniere però non è che cioè Harry morgan era un bucaniere però non è che facendolo mai fatto per cacciatore nel senso ehm, è, è, è una cosa un po', un po più complessa di così e, e il termine uscocco secondo me ha un trattamento simile eh, per quello che è anche un po di difficile identificazione il fatto che tu eh, Cosimo parli di identificazioni etichette e, e termini che vengono affibbiati comunque a posteriori, mi chiedo quanto ad esempio, beh, ovviamente, ovviamente, il, il, il D'Annunzio abbia, abbia influito nella creazione del termine uscocco e nella identificazione di un popolo laddove in realtà popolo non era. Sì, c'è tutta questa questione relativa ovviamente penso che D'Annunzio abbia riciclato il termine soprattutto perché voleva prendersi Fiume che è accanto a Segna eh, diciamo c'era certo. questa ora, a parte questo eh, completo la risposta di prima dicendo che cioè, in realtà pirateria sarebbe una categoria molto più semplice, molto più basic rispetto a tutte le altre che abbiamo menzionato nel senso che nel momento in cui uno ruba in mare, di base è un pirata. Poi, detto questo, per rubare ci deve essere una proprietà. Quindi ci deve essere uno stato, e quindi ci deve essere... Che, che, diciamo che garantisce il fatto che cioè. una certa merce mi, mi, mi appartenga o, o ti appartenga. Ehm, quindi è molto estesa, cioè, il punto è che i corsari, i bucanieri, i filibustieri, questa è la mia opinione che sto cercando di difendere nella mia tesi, è che in realtà pirateria sia una categoria che è applicabile a, tutte, a, 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 a tutti questi fenomeni. Poi ci diciamo, se entriamo nel dettaglio, nel merito delle, 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 dei singoli episodi e delle, delle comunità, che, che, che appunto che hanno popolato i, i, tutti i mari da, 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 da quando esiste il commercio in realtà la prima nave è stata costruita per motivi commerciali la seconda era probabilmente una nave pirata e la terza una nave che andava a cacciare i pirati non so se vi torna o probabilmente sì. tutte e tre le cose insieme allo stesso tempo. probabilmente tutte e tre le cose insieme infatti sì. esatto però diciamo per, per dividere a livello per fare uno schema logico ...può essere utile pensarla così... ...fatto sta che... Ehm, ...ora non mi ricordo bene che cosa stavo dicendo prima... ...però... Eh, eh, ...esatto... ...il discorso cioè, della diciamo categorizzazione che... di, di un fenomeno... Sì, ...esatto, cioè gli scocchi sono... ...decisamente pirati... ...nel momento in cui diamo alla pirateria questa definizione molto semplice... ...poi il fatto che a tempi alterni potessero essere... ...più o meno protetti... ...più o meno eh, usati... Uh, impiegati in un modo o in un altro, questa è un'altra questione. Uh, effettivamente, forse una, una categoria ancora più, più, più semplice sarebbe proprio quella di predoni, come, come dicevi te. Prima parlavo, ho menzionato al volo i vichinghi che erano effettivamente dei predoni, mescolavano tutte queste categorie anche loro sì. uh, tra di loro e non avevano bisogno di nessuna legittimità, cioè erano. Erano sia pirati che corsari allo stesso tempo perché si autolegittimavano nella loro attività. Cioè, cioè. Quindi c'è un cortocircuito concettuale che è dato dalla nostra storia più recente che noi dobbiamo risalire, diciamo e filtrare di nuovo per capire e per interpretare correttamente questi fenomeni, se no, non, non ci capiamo nulla. La maggior parte degli storici. Del mare, sottolinea all'inizio in ogni introduzione di storia della pirateria, voi troverete, sicuramente l'avrete letto mille volte anche voi: che bisogna fare questa distinzione tra pirateria e corsa, che è giusta. Detto questo eh, è, è giusta fino a un certo punto, cioè bisogna presupporre l'esistenza di uno Stato capace di eh, dare patenti di corsa eh, o di proteggere gli scocchi come facevano gli Asburgo in modo strumentale. Ecco, è un po' la, 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 ecco, è questo il problema. Mi trovi perfettamente d'accordo e, e, e giustamente questa cosa poi inizia a diventare, a diventare stori, storicamente delineata eh, fine 600, inizio 700, quando le, le compagnie di commercio internazionali, che rappresentavano le prime multinazionali, praticamente eh, sì. si arrogavano il diritto di distinguere chi fosse un corsato e chi fosse un pirata. Eh, perché, comunque avevano eh, quelli che oggi chiameremo i lobbisti che, che esatto. eh, facevano pressione sugli stati per rilasciare le lettere di corsa, eccetera. Eh, e quindi alla fine, eh, alla fine, questo è un discorso molto interessante. È, è, è bello come siamo partiti da una storia particolare, che è quella degli Uscocchi, e siamo andati in generale sulla storia della pirateria. È vero. E mi viene quasi, quasi in mente di dire a Cosimo di, di invitarlo in una, in una delle nostre serate di taverna. Stavo pensando live, la stessa cosa, eh, di, di perché di poi lo, lo vedo molto legato anche lui a temi eh, politico-economici di questi fenomeni, quindi sì, pensiamo anche a qualcosa sì. sulla taverna, bene. E... E intanto rimaniamo sugli scocchi. Non so, Flavio, se avevi già altre domande pronte? No, ti, ti lascio la parola adesso. Eh, allora, io volevo sapere, se abbiamo. spostarmi su un aspetto più tecnico: che anche questo interessa a chi ci ascolta, se abbiamo notizia delle loro imbarcazioni. Che immagino come per ogni tipo di predone del mare fossero leggere, veloci e quant'altro. Se hai anche qualche elemento tecnico: proprio sulle unità navali usate dagli scocchi quando andavano in mare. E consiglio a chi ci ascolta eh, il libro che vi ho mandato anche a voi eh, di Wendy Bracewell, The Uscocks of Seine, dove sì. tutte queste informazioni si trovano. Ovviamente io non, non, non avrò il tempo di snocciolarvele tutte stasera. Eh, detto questo, sì, le, le imbarcazioni degli Uscocchi erano essenzialmente barchette a remi. Ah, vedi con 3-4 banchi di solito ogni tanto con una vela montata vengono chiamate nell'Adriatico penso che sia una parola di origine veneta vengono chiamate brazzere eh, è un'imbarcazione tipica di quella zona che esiste da, 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 da sempre praticamente da, da, da quando il legno ha cominciato a essere trasformato in imbarcazioni eh, e sì mh, ci viaggiavano di solito in uh, una trentina, in tanti comunque. Per delle barche così piccole, di solito c'erano quattro file di remi, quindi otto uh, rematori. 4, 5, dipende, quindi 8, 10 a seconda. Uh, ess essendo così tanti su queste barche, potevano alternarsi al remo uh, e quindi raggiungere. Si, si tratta di uomini forzuti, eh? cioè corpulenti. Eh, anche la selezione naturale banalmente in un ambiente così eh, abbandonato così duro così freddo perché nell'epoca moderna faceva molto più freddo anche nel Mediterraneo eh, chiaramente fa, fa sì che, che queste persone siano decisamente forti proprio di costituzione fisica e adatti a delle imprese di questo genere ogni tanto abbiamo notizie di uscocchi che fanno centinaia di miglia lungo le coste d'alma che in, uh, in uh, qualche giorno su delle barchette uh, quindi appunto insomma è, cioè, è, è so, piuttosto insomma, è barchette ba barche piccole, agili, veloci un po' per operazioni quasi stelte però guidate da, da energumeni <ride> esatto <ride> poco da raccomandabili tempo. insomma <ride> esatto, esattamente e tu, mh, allora, abbiamo detto che davano fastidio ai turchi, davano fastidio ai veneziani e davano fastidio in generale. Hai notizie di eh, controffensive anti-uscocche che sono magari state notevoli, di atti di repressione forte, basi distrutte o quant'altro? E viceversa, hai notizie. Di uscocchi che hanno compiuto saccheggi importanti. Noi abbiamo parlato recentemente dei cosacchi che attaccavano Istanbul quelle due o tre volte al mese, andavano e tornavano come dal supermercato. Hai notizie di qualche battaglia in città o base che è interessante raccontare? Allora, sì, eh, c'è l'episodio di Clissa 1596 di cui vi parlavo prima, il secondo. Oh, uh, cioè quando gli uscocchi cercano di riprendersi la fortezza, un sacco di volontari dalmati uh, li raggiungono, cioè vanno con loro. E, e, e cercano di riprendersi in nome dell'impero asburgo. La fortezza di Cristo in nome della cristianità. Ecco appunto. Questo è stato il modo in cui è stata spacciata. C'è cioè, uno storico di recente <ride> che, che appunto è tornato sul, sull'episodio e che ha detto che in realtà era più per il disagio di queste popolazioni nei confronti de, de, di questi tre imperi che si spartivano casa loro, di fatto, uh, che c'è questa, diciamo, que, que, questa massa di persone che, che, che va con gli scocchi a clissa, quindi evidenziando più gli aspetti sociali, diciamo, piuttosto che, che, che appunto che religiosi, come, come, scusate se insisto su questo punto, ma è molto importante. Okay. Um, ora, altri episodi conosciuti... Ce ne sono ovviamente a bizzeffe. Si tratta eh, per lo più di episodi minori, cioè. Eh, nel senso, è raro che, un, che una comunità di questo genere sia capace di scontrarsi con, con un intero esercito. Detto questo, cosa infatti a Clissa ne hanno buscate di santa ragione. Nel 1596, dopo essere riusciti a prendere la fortezza, eh, abbiamo un episodio. Allora, praticamente, c'è cioè, da dire gli uscocchi. Ehm... La controversia diplomatica di cui parlavo prima è talmente forte che nel 1615 scoppia una guerra che viene ancora oggi chiamata la guerra degli uscocchi o la guerra di gradisca, a seconda, tra gli austriaci e Venezia. Che ha come obiettivo: i veneziani hanno come obiettivo di forzare gli austriaci a mandare via gli uscocchi. Questo è stato fatto in seguito a tutta una serie di misure repressive. Io, eh, per la mia ricerca, guardo i processi dei veneziani a queste, a queste persone. Ehm, e di blocchi navali e quant'altro che si sono diciamo mh, hanno preso una piega decisamente più forte e violenta a partire da, dagli anni 90 del 500, quindi verso la fine la fine della guerra degli Uscocchi nel 1617 abbiamo il trattato di Madrid in cui gli Asburgo si impegnano a mandarli via definitivamente da Segna a bruciare le loro barche. Questo era successo, diciamo, c'era stata una vera e propria escalation a inizio del 600 in cui eh, c'è stato un episodio per dire eh, importante, in cui anche qui se ne parla in termini veramente mitici, eh, eh, da una parte e dall'altra eh, c'è un, um, un combattimento a largo dell'isola della Brazza, mi sembra che si chiama Braccio in croato, non mi ricordo se era Brazza, comunque era nell'arcipelago del sud della Dalmazia. Abbiamo questo scontro tra, uh, tra le galere veneziane e delle imbarcazioni uscocche uh, che uh, finisce con l'uccisione di uno dei, dei principali. Uh, venivano chiamati carambassà, uh, uh -huh. cioè capitani uscocchi, il cui fratello decide di vendicarsi ammazzando un capitano veneziano. Questo mi sembra che succeda nel 1600. 12 o 13, quindi subito prima della, della guerra degli Uscocchi, che poi è partita dal 15, eh, sì. e ci sono descrizioni veneziane appunto di questo atto efferato in cui gli Uscocchi avrebbero trascinato il corpo del capitano a segna, piantato la testa su una picca, eh, imbevuto il pane eh, nel, nel, nel cuore del, del, del povero capitano. S sempre, anche quando... poco, sempre poco pittoresche le azioni di sì, Esatto, <ride> esatto. Eh, Abbiamo un altro episodio che è molto famoso che proprio all'inizio del 600 gli austriaci mantengono un'attitudine ambigua nei loro confronti, a un certo punto i veneziani per via diplomatica riescono a convincerli di mandare un commissario speciale a Segna che si chiama Josip Rabatta, che in realtà sarebbe un nobile di origine friulana, quindi già più ehm, diciamo adatto a contrattare con i veneziani perché è di famiglia italiana. Che viene ammazzato sommariamente dagli uscocchi nel momento in cui questi capiscono che anche gli austriaci cominciano, diciamo a, a, a diciamo che a, cominciano a pesare un po' anche agli austriaci per queste ragioni diplomatiche che dicevo prima, e eh, si presentano alla fortezza segna in tutto ciò è dotata di una fortezza costruita da, da, dagli stessi uscocchi a metà Cinquecento, che faceva parte di queste fortezze disperse per la frontiera militare. Uh, e, e, e ammazzano Rabatta uh, questi sono tra gli episodi più, più, più conosciuti verso la fine della e, storia oscocca tra, tra l'altro parlo a Flavio perché devi sapere Cosimo che io e Flavio abbiamo eh, sempre questa idea di fare video in luoghi turistico-pirateschi però non siamo mai riusciti nemmeno a fare banalmente un video alla Golden Hind, quella a Londra, che dove ci incontriamo. Manco sì, no. Però Flavio ha già girato un po'. È stato un museo pirata in Olanda. Poi è stato in Malesia ha incontrato Sandokan. E presto poi pubblicherà anche contenuti di questo tipo. Però appunto la fortezza che dicevi assegna. Cioè, an cioè, è ancora intatta. Eh, ben. Perfetto, allora dobbiamo andarci. Eh, per forza. Allora io ci sono stato qualche anno fa. E dentro il museo c'è anche un ristorante perché evidentemente dovevano trovare un'attività parallela per tenerlo in piedi. Eh, detto questo, ci sono un sacco di manufatti, vestiti. Il problema è che anche lì c'è un problema con quel museo che è, secondo me è stato costruito in senso un po' nazionalistico, identitario da parte del de, Ministero della Cultura croato. No, francamente, non so chi sia lo storico che ha seguito i lavori, però ecco diciamo che vengono messi un sacco di costumi tradizionali balcanici che possiamo ritrovare un po' in tutta quell'area che non hanno niente di strettamente uscocco che però vengono fatti passare per uscocchi perché c'erano questi eroici avventurieri che tenevano a bada eh, i potentissimi turchi e i veneziani okay. intregati perché si parla di una comunità che, che, che ha numeri ridicoli in confronto ai, ai grandi eserciti moderni che, 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 che già erano presenti in quella zona, si parla di qualche centinaio di persone, tutt'al più 2.000 a inizio 600 che è, è un picco di attività ed è anche un picco di arrivi a segna di questi, di questi rifugiati, di questi... Di questi avventurieri che, che, che si vogliono dare a, a una vita piratesca per dare una svolta alla loro vita, essenzialmente è curioso come quello che in realtà passa alla storia, anche, anche per le tue parole, Cosimo, come un gruppo di criminali sostanzialmente diventa, diventa una figura eroica che esprime anche un certo orgoglio nazionalista. E questa è una cosa che è una di quelle ancora una volta, una di quelle cose che si, che si ritrova nel tempo anche un po' a seconda poi delle varie bandiere sotto cui in teoria questi, questi uscocchi combattevano. È un libro che consiglio a voi e a chi ci ascolta, eh, che è in italiano, quello di prima che ho menzionato invece è in inglese, come si capiva dal titolo, eh, eh, è stato scritto da una professoressa dell'università di. Mi sembra che si chiama Stevka Smitran, è di origine croata eh, e ha scritto un libro che si chiama Gli Uskocchi, una roba del genere. Fatto sa che, insomma, se, 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 se cercate Smitran o su su, su su Google la trovate. Eh, ed è un libro. Lei in realtà sarebbe letterata di formazione, e quindi è un libro storico che però parte da fonti essenzialmente letterarie, ballate, racconti eh, a proposito degli uscocchi che ancora oggi popolano tutta una, una fetta di immaginario de, 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 delle popolazioni rivierasche, in Croazia soprattutto, ma non solo, addirittura ora questa cosa ve la dico perché è, 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 è divertente, non so se avete presente la squadra di calcio di Spalato. Mm -hmm. Si chiamano gli Haiduc Split. Ora, gli Haiduc sono gli Haiduc sì, sì. di cui vi parlavo sì. prima, che sono molto simili agli scocchi, solo un po' più terrestri, eh, diciamo. Eh, e anche lì, nel senso, ora non, 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 non farò commenti sull'appartenenza politica degli ultra del, dell'Hiduc Spalato che potete immaginarvi. Eh, <ride> Beh. Detto questo, è, è curioso come questa figura dell'Aiducco, che potrebbe benissimo essere anche l'Uscocco, sia stata riciclata. Come dicevo prima, erano uomini grossi, forzuti. Vi sia, vi sia stato attribuito anche questo carattere eroico che poi viene riciclato per far paura all'avversario sul campo da calcio, diciamo. Esatto. <ride> Flavio come dicevi tu, dovunque guardare la storia dei pirati trovi delle similitudini e anche questo confine fra idealizzazione, eroizzazione e invece criminalizzazione, anche negli scocchi si presenta. Io Ma anche, anche ap appropriazione politica indebita. Anche, è. Esatto. No, anzi, eh. grazie Cosimo per il riferimento anche culturale più contemporaneo. Possibile di come sono rimasti ancora rimasugli di questa figura. All'inizio dicevi che hai conosciuto Rediker di persona sì. in ambito accademico. Sì, ho, ho avuto modo, sono appena tornato da New York dove ero in scambio di dottorato eh, e ero, ero già in contatto con Rediker da diversi anni, gli avevo mandato un po' di cose che avevo scritto Uh, ora, io oggi in realtà non vi ho parlato bene del mio progetto in senso stretto, perché queste cose che vi ho detto sugli scocchi sono state ben studiate da, da, da Wendy Bracewell, da Steph Smitran e da altri. Um, io mi sono ispirato a Rediker perché Rediker è il primo che dice che i pirati sono proletari del mare sì. e che, uh, che si ritrovano in queste comunità autonome per... Eh, riappropriarsi in un certo senso di quel che è loro. Eh, perché e, appunto eh, le, le, le navi, i mercanti si muovono grazie al lavoro di eh, marinai come loro. Sì, è, è stato, in, è stato inevitabile oggi quando abbiamo ampliato il discorso. Tirare di fuori un sacco di argomenti politici eh, legati sì. al mondo della pirateria. Rediger è proprio la bandiera, forse, dell'interpretazione <ride> politica in chiave sottoproletaria sì. no? de, de, dei pirati, però, anche un'interpretazione. Tutto sommato, che, che noi nel nostro podcast portiamo anche avanti. In fondo. Sì, è vero. Soprattutto quando parliamo sì. della Golden Age, poi ovviamente ogni epoca, ogni Ora, fenomeno. Un po ehm, diverso. Allora, io mi sono chiesto, in quel quando ho letto Rediker, eh, ero ancora in triennale, e mi sono chiesto chi sono i marinai che potrei associare ai pirati nel Mediterraneo. Sono andato verso Venezia, eh, ho scoperto tutto il mondo delle galere. Ovviamente il Mediterraneo è caratterizzato da queste galere a remi che sono molto più adatte alla morfologia mediterranea. Perché spesso, come si dice in, in, almeno come diciamo, in Toscana, in ambiente marinaresco, in Mediterraneo c'è patana, cioè non c'è vento, uh -huh. quindi servono i remi. Eh, invece sap sapete benissimo che invece sono stati gli olandesi a cominciare a fare queste navi più tonde. Eh, anche molto più efficaci alla lunga eh, quindi mi sono detto questi marinai che vanno a fare i pirati magari sono i galeotti cosa di cui ho trovato riscontro negli archivi a venezia e di cui sarò felice di parlarvi un'altra volta grazie e io concluderei questa puntata ma ripromettendo di incontrare se non Redicher almeno Cosimo in taverna quindi nella parte più politica del nostro podcast eh, e nella conclusione, dopo aver ripromesso a Cosimo che ci rincontreremo, il titolo del libro della Smitran, secondo me riassume perfettamente gli uscocchi, tutti i pirati eppure i fan di Radio Pirata se vogliamo, perché il titolo è gli uscocchi, pirati, ribelli, guerrieri, perfetto. Io chiuderei con questa immagine, questa definizione. Fantastico e grazie Cosimo. Grazie a voi raccontare. ragazzi, è stato un piacere, alla prossima. Grazie mille Cosimo.